Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di suscitare emozioni, di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione, affermava Nelson Mandela. Prendendo spunto da questa considerazione nasce il progetto didattico Fischio d'inizio, presentato nel corso di una conferenza stampa all'Istituto Penale per Minori di Via Turati. Un progetto finanziato dal MIUR al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti delle province di Caltanissetta ed Enna, al fine di favorire iniziative e processi di inclusione sociale ed interculturale attraverso lo sport. A favore di detenuti, minori e giovani adulti anche stranieri. L'importanza del progetto risiede nel fatto di creare un'opportunità formativa per i ragazzi giovani, giovani adulti, che siano sia detenuti, destinatari di provvedimenti giudiziari, ma anche esterni, sia studenti del CPIA che di licei cittadini di Enna e di Caltanissetta. È un'occasione per consentire loro opportunità per sviluppare competenze sia cognitive che socio-relazionali in un contesto che non sia quello formale solito, ma in un contesto non formale e informale, ma non per questo meno importante dell'altro. E in questo caso specifico, ciascun ragazzo viene inserito all'interno di gruppi di 15 e ciascun gruppo di 15 seguirà un percorso che prevede essenzialmente tre step, che sono tre step formativi, uno gestito dall'associazione Arbitri e poi altri due gestiti dalla Federazione Gioco Calcio e dalla Federazione del Basket, per far sì che questi ragazzi possano usufruire sia della formazione delle regole da parte degli arbitri, sia della preparazione atletica e tecnica, per poi confluire alla fine del percorso in un torneo che vede confrontarsi i vari gruppi che si sono formati e con probabile coinvolgimento anche di squadre che provengono da altri CPIA della Regione Sicilia. Il progetto fortemente voluto dalla direttrice Maria Grazia Carneglia in collaborazione col CPIA, che vede una grande integrazione tra l'istituzione scolastica e l'istituto penale, non in maniera classica e tradizionale, cioè rispetto solo ai corsi di scuola che organizziamo, ma bensì un'integrazione autentica tra diverse discipline sportive che verranno fatte in maniera congiunta tra i nostri ospiti e i ragazzi esterni. Oggi abbiamo la FIGC, la FIP, che rappresentano appunto questa integrazione, e sarà un'estate per i nostri ragazzi abbastanza serena e all'insegna dello sport. Coinvolti nel progetto, tra gli altri, il Liceo Classico Ruggero VII e il Liceo Scientifico Alessandro Volta, oltre alle federazioni sportive. Il calcio è importante, come sono importanti gli sport, in particolare gli sport di squadra, ma più che mai il calcio, perché il calcio riesce ad abbattere le barriere culturali e le barriere sociali. Cioè i ragazzi, sia che si tratti di calcio a 5, ma sia che si tratti di calcio a 11, 11 ragazzi sono culturalmente diversi, quindi hanno una provenienza culturale diversa, così come hanno una provenienza sociale diversa. Quindi già questi due valori sarebbe importanti, già avrebbe, come dire, giustificherebbero il progetto l'abbattimento delle barriere culturali e sociali. Ma tenga conto che attraverso il calcio noi uno dei valori, una delle linee guida, che, diciamo, dei percorsi che facciamo, è quello del rispetto delle regole, quindi la legalità, trattandosi di ragazzi anche che spesso violano le regole, che quindi alcuni sono anche qui perché hanno violato delle regole sociali. Bene, questo percorso è estremamente importante. Per noi fortunatamente stiamo sposando tutte queste iniziative di lavorare nelle scuole di confine e compagnie varie per stimolare questi ragazzi ad inserirsi con lo sport nella società, perché lo sport insegna le regole e il rispetto degli altri.